magari per metterci qualche altro fregio. Innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui presenti a testimoniare la passione, l'affetto e la voglia di esserci, e soprattutto l'orgoglio di essere laziali. Noi faremo delle grandi cose. Per farle dobbiamo stare uniti, perché l'unione fa la forza. La squadra è stata rinforzata e lo sarà ulteriormente. Ecco, vogliamo dimostrare che Roma non è subalterna a nessuno. Vogliamo dimostrare che è ora di finirla con lo strapotere del Nord. Vogliamo fare in maniera che vinca il merito, l'orgoglio e soprattutto la forza del numero, della gente come voi, che mette cuore, passione e sentimenti autentici. E allora, noi vogliamo cambiare il sistema, fare che questo sistema premi il merito, premi la gente come voi, che anche nei momenti di difficoltà non si è mai discostata dalla piazza e soprattutto dalla vicinanza alla squadra. La squadra ha bisogno di voi, la società ha bisogno di voi, perché voi rappresentate il 12° uomo in campo e lo dimostrerete il 18. Noi abbiamo un grande appuntamento il 18 di agosto, dove si scontreranno due mentalità, due ambienti diversi e due realtà diverse. Eppure in quell'occasione vincerete voi, perché voi rappresentate la forza della passione, il nostro simbolo, l'aquila, che rappresenta l'orgoglio, la fierezza e la libertà di decidere del proprio destino. Noi lo dimostreremo sul campo. Questo è il nostro presidente Claudio Lotito. Sono contento che a distanza dei 9 anni le persone adesso cominciano a comprendere gli sforzi che sono stati fatti. Quando noi siamo arrivati e ci leccavamo le ferite, oggi abbiamo l'orgoglio di essere la prima squadra della capitale, non solo a livello anagrafico ma anche sul campo. Quindi da voi, attraverso la vostra presenza, il vostro affetto e la vostra passione, rendere ancora più grande e più forte questo club e questa squadra. Vi darà delle grandi soddisfazioni. Forza Lazio, e insieme forza la Lazio, e forza soprattutto, forza il merito, il 18 lo dimostreremo sul campo. Signori, Claudio Lotito. Grazie Presidente. Grazie Presidente Gianluca. Come